8:37 secondi in questo momento. Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG2000. Oggi è il giorno dei funerali, l'ultimo addio a Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Ai funerali, che inizieranno alle 11 ora locale nell'Abbazia di Westminster, sono attesi 2.000 ospiti, 500 tra reali e leader mondiali, tra i quali il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 1 milione le persone che giungeranno a Londra per questo evento davvero storico. Un'altra notte senza esito nelle ricerche del piccolo Mattia di 8 anni e di Brunella Chiula, 56enne, che era in auto con la figlia, che risultano ancora disperse nell'alluvione che ha colpito le Marche. Sono al momento 11 le vittime. La procura continua ad indagare su omicidio colposo e inondazione colposa. La guerra in Ucraina. Nelle prime ore del mattino l'esercito russo ha lanciato 8 missili su Zaporizhia, vicino alla centrale nucleare. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale. Ieri 4 medici sono morti e 2 pazienti sono rimasti feriti durante un bombardamento russo nella regione di Kharkiv, mentre era in corso un'evacuazione dei pazienti da un ospedale psichiatrico colpito da missili. E il Papa, al termine della recita dell'Angelus di ieri, ha ricordato nuovamente la guerra in Ucraina, pace, dialogo e preghiera. Francesco ha volto anche lo sguardo sullo scontro in atto tra Armenia e Azerbaigian. Biden, intervistato a 60 Minutes, avverte la Cina e, parlando della situazione in Taiwan, precisa che le forze americane interverrebbero in caso di attacco senza precedenti. E poi dice: deciderò su candidatura nel 2024, dopo novembre. Sono 12.082 nuovi contagi da coronavirus in Italia, secondo numeri e dati regione per regione del bollettino di Protezione Civile e Ministro della Salute, registrati altri 32 morti. Il tasso di positività è al 12,4%. E Gimbe boccia il piano anti-Covid per la scuola, inadeguato e pieno di raccomandazioni generiche. A dirlo il presidente della Fondazione Nino Cartabellotta durante la presentazione del 20° rapporto Osservatorio Civico sulla sicurezza scuola di Cittadinanza Attiva. Ora la politica, con l'ultima settimana di campagna elettorale iniziata con un duello a distanza in Lombardia tra Letta e Salvini, rispettivamente a Monza e Pontida. Duro scontro fra Conte e Renzi sul reddito di cittadinanza. In Italia, per quasi 2.500.000 famiglie, la spesa per la casa pesa sul reddito disponibile per almeno il 40%, emerge da un report dell'Istat dedicato alle emergenze abitative. Ancora maltempo che si sposta al sud, in particolare in Campania. Probabili rovesci anche in Toscana settentrionale. Scendono le temperature di quasi 10 gradi che si avvicinano alla media autunnale. Migranti, 2 bimbi di 1 anno e mezzo e 1 di 4 mesi sono stati evacuati per ragioni mediche dalla Humanity One. La nave, con a bordo 389 persone, si trova in attesa di un porto al largo del tratto di mare tra Catania e Siracusa. E sempre in Sicilia, un elicottero dell'aeronautica militare ha soccorso un escursionista rimasto infortunato in una zona impervia dell'isola di Marettimo. Grazie alla collaborazione del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino è stato trasportato a Trapani. Scoperta l'astra sepolcrale con iscrizione dei Fabi Longhi, esposta al Museo Ebraico di Roma per 6 mesi. L'epigrafe rappresenta per la comunità ebraica di Roma la testimonianza della presenza della collettività ebraica sul territorio in epoche antiche. L'addio di Woody Allen alla regia. La mia idea è quella di concentrarmi sulla scrittura, ha detto il regista newyorkese. L'ultimo suo film sarà Wasp 22, la cui produzione inizierà in autunno. E ora il calcio, lo sport. La Juventus battuta dal Monza 1-0. I Brianzoli festeggiano la prima vittoria in Serie A. Un'altra grande sconfitta dopo l'Inter con l'Udinese e il Milan con il Napoli. E oggi alle 11:30 verranno presentati il nuovo brand e i nuovi palinsesti di TV2000 e in Blu2000. Potrete seguire la diretta sul canale Facebook e in streaming sul sito tv2000.it. Novità che riguardano anche il nostro TG con logo e grafica nuove, come avete potuto seguire.
E con questo è davvero tutto. La prossima edizione del TG2000 alle 12. A più tardi. Buona giornata.